Buongiorno, 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 buon venerdì. Buon venerdì. Oggi è un venerdì speciale. Fra le tante cose che ti distinguono, insomma, ce n'è una, c'è un evento sportivo per il quale tu sei un po' ancora adesso il simbolo del nostro paese, nonostante siano passati tanti anni. Anzi, io mi ricordo di 24. Te. 24. Noi ci conosciamo da 30 anni, forse anche di più. Per me tu eri Aldo Rock, no? Sì. Quello che incontravo sempre ai concerti. Poi a un certo punto tu lavoravi in una casa discografica, qualcuno mi dice: "Ma sai che Aldo Rock ha fatto l'Iron Man?" Iron Man. Aldo Rock ha fatto l'Iron Man, una roba che fanno alle Hawaii. Poi l'ho visto da Costanzo. Perché era una cosa, cioè, sapete, come dire, questo signore mangia un chilo di lamette, cioè. No, davvero. Cioè, era una cosa straordinaria, eccezionale. Sì, lo facevano in pochi. Però devo dirti che l'esperienza hawaiana è un'esperienza formativa. Già ti parlo di Hawaii, non ti parlo di Iron Man. Già andare alle Hawaii è qualcosa di veramente speciale, nel senso che ormai io cerco di rendere la vita piacevole sapendo che sono lontano dalle Hawaii. Cioè, quando io tu dovresti essere io dovrei stare alle tu Hawaii. E il figlio di Max Pezzali po' come, scusate, Taribo West, un giocatore africano, che diceva a Marcello Lippi: "Mister, Dio mi ha detto che io devo giocare." E lui rispose: "Strano, perché a me non mi ha detto nulla." Ecco, quindi tu dici: "Io dovrei essere alle Hawaii." Ma sì, perché comunque lì la vita è completamente diversa. Cioè, è una vita legata alla natura, legata all'ambiente, legato a quello che ti circonda. Poi c'è una cura, sai che c'è una cura per tutti i mali della vita? Sai qual è? L'acqua salata. L'acqua salata è la cura per tutti i mali. Lo sciacquo del Cosacco. Che siano lacrime, che siano sudore o che sia l'oceano, ti cura. Cioè, l'acqua salata cura. E quindi lì non c'è il mare, lì c'è l'oceano, uomo. Sì. Hai presente l'oceano? All'alba, quando tu ti alzi alle Hawaii, l'oceano dorme. Dorme come te. Poi quando ti svegli inizi a nuotare, oppure inizi a nuotare nell'Ironman. Hai presente la gara dell'Ironman? Si svolge in una piccola baia, una piccola spiaggetta. C'è ancora quel rito per cui la partenza è legata al sorgere del sole? Sicuramente, tutto legato alla natura, anche al sorgere del sole. Quindi tu sei a Kanaka Ono. Kanaka Ono, come al solito sembra una bestemmia, però c'è questa divinità che li protegge. L'alfabeto hawaiano ha 12 lettere, quindi è molto semplice, ok? Aloha. Aloha vuol dire tante cose. Aloha è l'amore, aloha è il saluto, aloha state è lo stato del... Come no, sulle targhe. Aloha vuol dire alo, la faccia, a, il respiro, ti respiro sulla faccia. Sì. Questo vuol dire, allora, cioè ti trasmetto il mana. E non ho mangiato l'aglio. Cos'è il mana? Cos'è il mana? Il mana è questo potere, quello che ti arriva dagli dèi, l'Olimpo degli dèi hawaiani. Senti, la corona per chi finisce è sempre fatta con i frangipane. Frangipane, è questo profumo. Fumati, capisci? Ettore, è profumo. Buonissimi. Ma torniamo alla partenza dell'Ironman, la spiaggetta. 7 di mattina locali. 7 di mattina. Okay. 18:30 italiane, più o meno. Soprattutto guardandola dal mappamondo, siete in un puntino in mezzo al mare. Puntino piccolissimo. In mezzo al mare. 2000 persone, il vento e l'acqua si mettono d'accordo per fare a pugni con te. Tu sei lì, pronto a partire. Il vento è il Kona. Il Kona è un vento umido e si alza e tu inizi a nuotare in questa onda lunga, bracciata dopo bracciata. Puoi anche morire. Ma non muore, perché tu nuoti velocemente. Perché l'acqua salata hai promesso che ti salva. Ti salva, ok? Poi ti tiene a galla. Poi l'Iron Man, sai cos'è? Cos'è? L'Iron Man. Cos'è? È la resurrezione dei vivi. Tu risorgi e quindi nuoti nell'acqua. Lo scorso anno ho seguito la gara in streaming, c'è un collegamento appunto molto efficiente che ti permette di guardarla abbastanza da vicino sul computer per tutto il tempo che vuoi, e una cosa che mi colpiva era che nella frazione di nuoto le barche di appoggio non sono delle barche di appoggio, dei gommoni, ma sono delle tavole di surf una persona sopra con la bagaglia che ci si sposta con calma di fianco a quelli. Lì va molto, non solo che va già molto, non è facilissimo starci sopra, certo, non sono solo va molto il surf, ma va il surf con la pagaia, non so come si chiami, ma insomma va quella roba.
bisogna andare alle Hawaii. Bisogna amare. Tu devi andare. Bisogna amare la vita. Linus, non puoi non andare alle Hawaii. In vacanza? Devi andarci. No. Una volta devi andarci. Bisogna farlo. Sì. Devi accettare tutto e fare un Iron Man. Siate pazzi. This is the Iron Man. Jack Johnson con Washing Dishes, cioè lavando i piatti, sì, che mi piace molto come immagine, come sì, alternativa invece all'Iron Man. No, perché l'Iron Man si lava anche i piatti. Ma sì, tutte le persone, cioè secondo me tutte le persone devono lavare i piatti. Sapete chi ha lavato i piatti? Sì. Papa Bergoglio. Grande, Papa Bergoglio grande. Lavava i piatti, ragazzi. Avete capito? Tra l'altro, parlando di piatti da lavare, parlando anche di Iron Man, che non è soltanto una cosa o di triathlon per super uomini, perché secondo me se io avessi la capacità di fare questo tipo di disciplina vorrei cercare di portarci quello che ho portato anche nella corsa, e cioè il fatto che ci siano quelli che corrono forti, i superuomini, sì, e poi ci sono anche le persone normali. Bravissimo. Ok, tra le persone normali, perché parlo di piatti, che domani mattina si sfideranno nell'Ironman delle Hawaii, c'è anche Gordon Ramsay. Ah, sì, che tutto può essere considerato tranne che un super atleta, certo, anche perché è una persona molto impegnata, insomma fa un sacco di cose in giro per il mondo, tempo per allenarsi ne ha, ma non ne ha ovviamente tantissimo, eppure domani sarà la partenza dell'Ironman delle Hawaii. Lo potrete trovare, no, non è che Sir lo potrete, Gordon Ramsay, però ogni tanto, ecco, ogni tanto ne approfitto per dire che ogni tanto Gordon Ramsay va al Forte Village, e il Forte Village quest'anno organizza un triathlon forte, molto forte. E non c'è quell'altro giudice di MasterChef Italia, Gio Bastianic, non credo. Forse non si è qualificato. Forse lo ha fatto lo scorso anno, sicuramente ha fatto qualche Ironman, ma quest'anno non mi risulta che ci sia. Beh, a proposito di quelli lo che lo fanno, vuoi non farlo? No, certo. A proposito di quelli che lo fanno per vincere, cioè è chiaro che ci sono dei campioni, sono pronti lì, ma ci sono degli esempi nell'Ironman. Mi viene in mente il rientro a 40 anni, forse di più, di Dave Scott. Cioè, secondo me, queste persone quest'anno di una qualche anno fa, il più grande campione dei primi anni. Cioè, a un certo punto lui, finita la carriera, però amava talmente tanto questo sport che è ritornato, cioè si è allenato in silenzio, e secondo me questo è un esempio per tutti noi. Cioè, a volte uno dice: "Ma cosa servono questi che corrono?" Cioè, anche quello che vince, cosa dà all'umanità? Ecco, no? Ti puoi porre questo domanda. Certo, questa all'umanità, certo, te lo cosa poni. Dà alla nostra a se stesso da umana. Tanto, okay, ma sì. Benissimo, un quarantenne che ritorna è stato uno dei primi e con umiltà torna a fare questa gara e arriva secondo, certo. Cioè secondo me è un esempio per tutti noi. Sempre tornando al fatto che la possono fare anche persone abbastanza normali, che mangiano un cannolo come quello che abbiamo mangiato noi. Beh, da un chilo e mezzo l'uno. La frazione di nuoto, che è di quasi 4 chilometri, 3,8 chilometri per l'esattezza, i campioni la coprono in 50 minuti circa, sì, poco più, che devi essere abbastanza bravo per farlo, però il tempo limite è di 2 ore e 20 minuti. Sì, 2 ore e 20 tre volte il tempo dei migliori, sì, insomma, no? Tieni presente che in una gara di Ironman normale è 2 ore, lì alle Hawaii ci sono delle difficoltà superiori, c'è la famosa onda lunga. La parte più difficile qual è? Quella a piedi o quella in bicicletta? Perché guarda, il percorso è molto impegnativo, bici, uomo. L'Ironman è come la vita. E la vita com'è? Veloce, traumatica, come dicevo, forte, come diceva un bel remix di Alex, la vita non è facile. Non è facile, capito? È così. E tutti poi decidono di farlo per vincere, per trovare se stessi, per guardarsi di dentro. Qualcuno lo fa per crescere, altri lo fanno per fuggire. Io sai perché l'ho fatto. Perché lo fai? Perché? Per diventare uomo. Uomo come te. Love to Love si chiama questa canzone, pur di mettere Bob Dylan, ne mette anche uno che gli assomiglia. Questo è un replicante. Beh, scusa, un replicante. Non ha vinto non ho detto niente, non ha vinto il Nobel, almeno. Molto, sai che mi dice. Assomiglia molto. Però io sono convinto che glielo daranno. Guarda. Prima o poi. Bisogna solo. È come l'Iron Man. Diciamo, devi se avesse un carattere migliore l'avrebbe già vinto. Devi solo aspettare. Cioè, nell'Iron Man, nelle gare di lunga distanza, sì, devi solo aspettare. Cioè, forza, ragazzo,
che sta arrivando il tramonto. Il tramonto vuol dire che sei vicino, capisci? Perché quelli forti arrivano con la luce del sole, quelli un po' più lenti arrivano al tramonto. Quindi se cala il sole. A che ora tramonta il sole in questo periodo? Beh, più o meno sono 12 ore, sei sul quindi, tropico del Cancro. Sorge alle 7, quindi sì, esatto, sì, sull'equatore. Quindi se arrivi 11-12 ore, esatto, arrivi col tramonto, esatto, vero? E quindi però può succedere di tutto, puoi trovare la giornata calda, la giornata ventosa, la giornata magari il giorno prima sei uscito in bicicletta, sei caduto, è successo anche dei miei amici, corri con tutte le ferite, le abrasioni sulla gamba, ti subentra qualcosa, il jet lag, il fuso orario, ci sono 11 ore di fuso orario. 12 d'estate, per dire. Per un'ora in più, cioè 11 ore sono tante, è una cosa incredibile, il tuo corpo lotta. Il tuo corpo lotta, la natura lotta con la cultura, la mente lotta col corpo, perché il tuo orologio biologico, la tua cronobiologia, il tuo ciclo circadiano, il ritmo circadiano, cioè circa 24 ore, è scardinato, ma tu devi adattarti e il corpo si adatta. La mente molto di più. Beh, due cose al volo per finire, sono 2167 quelli che parteciperanno, anche se la richiesta sarebbe stata 10.000 volte più alta, tre quarti maschi, un quarto femmine, sono 570 le triatlete e ci sono soltanto 11 italiani, di cui nessuno purtroppo fa parte quest'anno del gruppo degli elite. Scusate, ma parliamo della DJ10. DJ10, adesso quanti sono invece quelli della DJ10? 15.000. Quelli che potevamo ospitare, di più sono non tanti. Ne abbiamo, qualcuno si imbucherà senz'altro. La partenza è domenica mattina alle 10. Ci sono kenioti? Non mi risulta, non credo, non è importante, no, perché tanto vorrei una gara, carità, in cui conta chi vince e conta chi c'è. Insomma. La DJ Ten fa capire che la vita non è soltanto cattiva, ma è anche buona. E soprattutto la cosa che conta di più è la vita, uomo. Grazie, uomo, buon weekend, ci vediamo domenica mattina, grazie a tutti. Ciao!